notizie di centinaia di persone, le famiglie erano disperate, operai, sindacalisti, studenti, e mia madre iniziò con un gruppo di ragazze su dei grandi tavoli a fare questi fogli con scritto nome del compagno arrestato, dov'era, chi era il gruppo di compagni che doveva occuparsi, e dovevano mandare un segnale, una lettera, una telefonata ogni settimana per dire che stavano continuando a occuparsi di quel compagno. E veniva annotato tutto, i trasferimenti, che cos'era successo, se era legato al letto di contenzione, se lo stavano ancora picchiando tutti i giorni. Ed era una cosa incredibile, incredibile, con carta e penna, ore e ore e ore, decine di persone. A un certo punto il soccorso rosso venne sostenuto da 20.000 persone. Gente, ma immensamente mio padre, me, le mie figlie, la mia nipotina. E una cosa che lei diceva sempre quando succedeva sia le cose belle ma anche le cose brutte era: ricordati che Dio c'è ed è comunista. E vorrei che voi andaste a casa con un po' di fiducia in più, perché Dio c'è ed è comunista, e se ne sono, si sono estinti i dinosauri, si estingueranno anche questi. Persone che non conoscono l'amore e il rispetto per l'umanità si estingueranno. E vorrei dire anche che non solo Dio è comunista, ma è anche femmina, e perciò possiamo stare certi che questo mondo lo cambieremo. Grazie compagni, grazie compagni. Che il sole sia quasi intento a sporgere, dice che forse Jacopo ha ragione. Franca e Dio abbiamo sempre scritto, quasi sempre, i testi del nostro teatro insieme. Io mi prendevo l'onere di mettere giù la trama, quindi la illustravo e lei proponeva delle varianti. Spesso le recitavamo al soggetto, all'improvviso, come si dice. Questo era il metodo preferito, ma non sempre funzionava. Si discuteva, a volte anche ferocemente, si buttava tutto all'aria e si ricominciava da capo. In verità poi mi ritrovavo a dover riscrivere di nuovo il testo da solo, poi lo si discuteva con più calma insieme e si giungeva a una versione che funzionasse e che andasse bene tutte e due. Anche Franca è stata l'autrice unica di alcuni testi. Ci sono opere come per esempio Parliamo di donne, che furono stese da lei completamente a mia insaputa. Quando mi ha dato da leggere questa commedia, già ultimata, sono rimasto un po' perplesso, seccato, dicendo: ma come ti permetti? No, stavo scherzando naturalmente. Io ho proposto qualche variante, ma di fatto si trattava di un'opera sua, del tutto personale. Pochi lo sanno, ma la gran parte degli spettacoli che trattavano di questioni prettamente femminili è stata Franca ad averli scritti, elaborati e poi li ha recitati al completo, spesso anche da sola. Io mi sono trovato a collaborare soltanto per la messa in scena. Vi dirò di più.
sapesse quali Mistero Buffo, per esempio, morte accidentale di un anarchico che io avevo realizzato come autore unico, hanno avuto un grande successo anche all'estero con centinaia di allestimenti dall'America all'Oriente, per non parlare dell'Europa. Ma dei nostri lavori, quello che ha battuto tutti i record messi in scena è Coppia aperta quasi spalancata, che è stato replicato con diverse regie per più di, attenti, più di 700 edizioni nel mondo. Ebbene, l'autrice unica di questo testo è di fatto Franca. L'ho sempre tenuto nascosto per gelosia. C'è in particolare un lavoro, meglio un monologo, che Franca ha recitato solo qualche volta quest'anno e di cui bisogna che io vi parli, perché è fortemente pertinente alla situazione a dir poco drammatica che io sto vivendo in questi giorni con mio figlio e con la mia gente. Da tempo Franca aveva scoperto l'esistenza di alcuni testi apocrifi dell'Antico Testamento nei quali la Genesi è raccontata in termini e linguaggio molto diversi da quelli cosiddetti canonici. Attenti, non sto parlando dei Vangeli apocrifi, ma dell'Antico Testamento apocrifo. Ebbene, da uno di questi testi Franca ha tratto un racconto che vi voglio far conoscere quasi in anteprima, anzi in anteprima. Eccolo. Siamo nel paese, nel paradiso terrestre. Dio ha creato alberi, fiori, foreste, animali, anche l'uomo. O meglio, il primo essere umano ad essere forgiato non è Adamo, ma Eva, la femmina, che viene al mondo non tratta dalla costola di Adamo, ma modellata dal creatore in una argilla fine e delicata, un pezzo unico. Poi le dà la vita e la parola, il tutto prima di creare Adamo. Tant'è che girando qua e là nel paradiso, Eva si lamenta che della sua razza si trovi ad essere l'unica, mentre tutti gli altri animali si trovano già accoppiati, addirittura in branco. Ma poi eccola incontrare finalmente il suo maschio Adamo, che la guarda preoccupato, sospettoso, e va vuole provocarlo e inizia intorno a lui una strana danza fatta di salti, caprioli, grida da selvatica. Quasi un gioco che però Adamo non era molto di spirito appena nato, non apprezza, anzi prova timore per come agisce quella creatura, al punto che fugge nella foresta a nascondersi e sparisce. Ma viene il momento in cui il creatore vuole parlare ad entrambe le sue creature umane, manda un arcangelo a cercarli e lo ritrova e poi lo accompagna dinanzi a Dio, tutte e due in persona. L'Eterno li osserva e poi si compiace. Ehi, mica male, eh? E siete riusciti proprio mica male. E dire che non ero neanche in giornata. Voi non lo sapete, perché ancora io non ve l'ho ancora detto, ma entrambi siete i proprietari assoluti di questo Eden e sta a voi decidere che cosa farne e come viverci. Ecco la chiave, e gliela getta. Adamo la prende e la passa ad Eva. Vedete? Guardatemi, ecco, qui ci sono due alberi magnifici, c'era anche quello ma l'hanno tolto, no, questa è una battuta soggetta, ad ogni modo, questo di sinistra.
dà frutti copiosi e dal sapore cangiante. Questi frutti, se li mangiate, faranno di voi due esseri eterni. Sì, mi rendo conto che ho pronunciato una parola che per voi non ha nessun significato, eterno, eternità. Significa che avrete la stessa proprietà che hanno gli angeli e gli arcangeli. Vivrete per sempre, appunto, in eterno. A differenza degli altri animali, non avrete prole, perché essendo eterni, che interesse avessero di riprodurre e generare uomini e donne come voi, della vostra razza. L'altro albero invece produce semplici mele, nutrienti e di buon sapore. Ma attenti a voi, non vi consiglio di cibarvene. E sapete perché? Non creano l'eternità. Ma in compenso, devo essere sincero, grazie a loro coprirete la conoscenza, la sapienza e anche il dubbio. Ancora vi indurranno a creare a vostra volta strumenti di lavoro, perfino macchine come la ruota, il mulino a vento e il mulino ad acqua. No, 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 non ho tempo di spiegarvi come si faccia. Arrangiatevi da voi. E ancora queste mele, mangiandole, vi produrranno il desiderio di abbracciarvi l'un l'altro e di amarvi. Non solo, ma grazie a quell'amplesso vi riuscirà di far nascere nuove creature come voi e popolare questo mondo. Ma, però, attenti, alla fine ognuno di voi morirà e tornerà ad essere polvere e fango, gli stessi da cui siete nati. Pensateci con calma, mi darete la risposta fra qualche giorno. Addio. No, non c'è bisogno di attendere. Padre nostro, grida subito Eva, per quanto mi riguarda, padre, io ho già deciso. Eternamente io seguo il secondo albero, quello delle mele. Se devo essere sincera, io, no, Dio, non offenderti, a me dell'eternità non mi interessa più di tanto. Invece l'idea di conoscere, sapere, avere dubbi, mi gusta assai. Non parliamo poi del fatto di potermi abbracciare a questo maschio che mi hai regalato. Mi piace. Da subito ho sentito il suo richiamo e mi è venuto un gran desiderio di cingermi. Che bella parola che ho scoperto. Cingermi con lui e farci, come si dice, l'amore, farci l'amore. So già che questo amplesso sarà la fine del mondo. E ti dirò che appresso il fatto che mi toccherà morire davanti a tutto quello che ci offre in cambio, la possibilità di scoprire, conoscere e vivendo, beh, mi va bene anche quello. Pur di aver conoscenza, coscienza, dubbi e provare amore, ben venga anche la morte. Il Padre Eterno è deluso e irato, quindi si rivolge ad Adamo e gli chiede con durezza: e tu che decisione avresti preso? Oh, parlo con te, Adamo, sveglia! Preferisci l'Eterno o l'amore col principio e poi la fine? E Adamo quasi sottovoce risponde: oh, qualche dubbio. Ma sono molto curioso di scoprire questo mistero dell'amore, anche se poi c'è la fine.
l'ha scritto Franca. Ed è la prima volta che mi capita di sentirlo in pubblico. C'è una regola antica nel teatro: quando è concluso non c'è bisogno che tu dica altra parola, saluta e pensa che quella gente, se tu l'hai accontentata nei sentimenti, nell'affetto e nel pensiero, ti sarà riconoscente.